You're a falling star, you're the getaway car, you're the line in the sand when I go too far. You're a swimming pool on an August day, you're the perfect thing to say. And you play it cool, and it's kinda cute. La Coppia Teatro Festival è nato lo scorso anno per iniziativa di Luca Nasuto, che è un drammaturgo e un attore, e che ha voluto fare di Castellammare un centro teatrale che venisse anche alla ribalta, diciamo, campana e nazionale. E quest'anno credo che in questo intento si riuscirà, perché diciamo che è stato legato al nostro festival anche un premio alla drammaturgia in nome di Annibale Ruccello. Questa era un'idea che Castellammare accarezzava da un po' e che adesso si può realizzare. Diciamo che Luca ha voluto però accostare al teatro anche delle attività letterarie, e per queste attività letterarie se ne occupa l'Achille Basile, le ali della lettura, ma come coordinamento. Poi le iniziative letterarie sono curate singolarmente da singole associazioni, e stasera stiamo però presentando proprio un'iniziativa di Achille Basile, le ali della lettura, questa conferenza sulla creazione poetica, che in qualche modo si ricollega a una conferenza già tenuta lo scorso anno sul linguaggio nella poesia, e stasera sentiremo il seguito da un punto di vista umanistico. L'anno scorso abbiamo fatto una analoga imperniata sugli interventi di autori di formazione scientifica, fisici e chimici. E insomma, quest'anno ci è sembrato giusto dare spazio ad autori di formazione umanistica, perché è logico che sia così. Insomma, a mio avviso il mondo della scienza fornisce un'ampia gamma di parole, di simboli, di immagini che non sono parte abitualmente del mondo umanistico, e quindi forse è più facile scrivere poesie per uno che si occupa di scienze che non per uno che si occupa di letteratura. Come spiegherò anche nella tavola rotonda, nel meeting, la mia posizione nel merito, che ho anche espresso nei miei libri di recente pubblicazione, editi e pubblicati a marzo, è che non solo simboli, immagini, suoni, ma immagini, significati, emozioni sono strumenti del vivere in poesia, intendendo che però strumenti del vivere sono in poesia, nel senso che la poesia attraverso questi strumenti, cioè immagini, emozioni, significato, si propone come una immagine se stessa, cioè come una immagine paradigmatica del vivere umano. Quindi immagini, sì, ma anche significati ed emozioni come strumenti del vivere nella poesia e nella vita umana in generale. Questa è la mia posizione. Intanto considero gli strumenti un discorso assolutamente centrale nell'ambito della poesia, perché spesso si immagina la poesia come un'espressione istintiva del sentimento, invece la poesia ha bisogno di strumenti, e già da questo punto mi pare che il discorso rimetta al centro quello che è il valore, quello che è l'essenza della poesia. Questi sono gli strumenti, cioè l'armamentario poetico che non sempre ti porti nella vita, è giusto che... Credo che simboli, immagini, suoni e tutti gli strumenti in generale che la poesia può mettere in atto per concretizzarsi siano in realtà un elemento di vita quotidiana molto più di quanto si pensi normalmente.
perché credo che la poesia abbia, rispetto alle altre forme culturali, un grande vantaggio, cioè si adatta a una caratteristica della multimedialità moderna che è quella della concisione. Siamo abituati a far viaggiare messaggi che devono essere molto brevi, molto veloci, e la poesia, a differenza delle grandi narrative letterarie che hanno il merito ma anche la problematica di strutturarsi su testualità molto lunghe, articolate, complesse, per cui si deve iniziare e si deve finire una storia, la poesia ha la possibilità di essere letta in maniera più aforistica, più spottistica e quindi anche più confacente alla velocità con la quale siamo abituati a consumare la comunicazione. L'immagine innanzitutto è lo sguardo, ciò che ci sta intorno, la messa a fuoco delle cose, della vita, e che in qualche modo poi con lo stesso sguardo lo riproiettiamo nei versi, perché la poesia in qualche modo prende spunto proprio da quello che noi guardiamo. Quindi le parole diventano in qualche modo, cioè i nostri occhi diventano uno strumento proprio della scrittura attraverso la parola poetica. E la parola poetica nello stesso tempo è un segno, perché comunque la poesia, come dire, è fatta di parole ed è un modo per dare i nomi alle cose, ha un suo codice linguistico. È il ritmo, è il suono, ecco, quindi in qualche modo parliamo anche di suoni, perché come la musica, nella musica ci sono le note e nella poesia ci sono le parole, i versi, che devono avere un loro suono, devono avere delle pause, un ritmo, e quindi sono anche molto legate, secondo me, la poesia con la musica e anche con la vita, perché poi appunto si dice che la poesia è vita e la vita vorremmo che fosse poesia, non sempre. Del nostro direttore del museo, Gigi Lorenzo, che ha messo a disposizione la sua struttura. E diciamo che voglio pure sottolineare questo, che l'anno scorso stavamo a Quisisana e quest'anno invece ci siamo spostati nel centro della città, chiedendo la collaborazione e l'ospitalità a quelli che sono dei punti storici, sociali di Castellammare. Quindi abbiamo cominciato al Circolo Nautico, ieri eravamo al Monti, stasera siamo nel Museo Diocesano, che è bellissimo, che tutti hanno apprezzato e che credo vorranno ritornare a vedere. Egidio è stato gentilissimo, ci ospiterà per l'entrante settimana, il 13 e 15, con grande pazienza. Altre serate ci saranno presso il CAT. Immaginate con quale spontaneità io ho aderito a questo invito, perché è quasi per me, comunque, a parte adesso, scherzare con Carmen, per me è sempre un'opportunità di avere un museo visitato e valorizzato, perché è una risorsa della città. Noi andiamo avanti con mezzi propri, non abbiamo neanche un centesimo dalle amministrazioni pubbliche. Come è stato costruito, così viene anche gestito. Cerchiamo di andare avanti con il contributo volontario, non vuole fare la profeta, però cerchiamo sempre di cavarcela da tutti, dare l'opportunità di usufruire di questo bello spazio a iniziative valide, serie, come quella del Teatro Festival. Per la verità, la scorsa volta abbiamo ospitato una poetessa Almasi, che veramente è stata per me un'importante scoperta, una grandissima poetessa che ci ha portato proprio nel mezzo della problematica della guerra in Siria. E quindi sono argomenti che ovviamente ci toccano anche da noi, perché come sapete noi siamo la prima punto di approdo di tutte queste popolazioni che sono, diciamo, in fuga disperata per sopravvivere. Quindi è stata anche quella una bella occasione, come penso che sarà questa sera questa manifestazione. Quindi io ringrazio per l'opportunità e ringrazio Carmen per la sua, diciamo, sempre
proattiva. Sempre in base a quello che abbiamo detto prima. Sempre in base a quello che abbiamo detto prima. Sempre per rimanere femminile, devo fare anche, devo dire che siamo rimasti a piedi con il piano stereo. E chi ti ha salvato una donna? Dopo due uomini. Che ci hanno provato. Noi ci emozioniamo perché ancora non abbiamo preso. Ancora non abbiamo rotto la gattura. È un bel segnale al femminile. Va bene, allora, grazie Gigi. Nel panorama dei festival teatrali della nostra zona, che sono prevalentemente di teatro. Ma quello che vorrei sottolineare di questa iniziativa, che è già alla seconda edizione, è il carattere di cooperazione, la capacità di creare una rete con le istituzioni, con le associazioni del territorio, che non è una capacità che si riscontra facilmente. E devo dire, la nostra città da questo punto di vista sicuramente si contraddistingue. Un altro elemento di quest'anno di Teatro Festival, a partire da quest'anno, è che si arricchisce di un premio dedicato ad Annibale Lucello. Ora, i premi ad Annibale Lucello, i premi di teatro intitolati ad Annibale Lucello, ce ne sono stati, ce ne sono, è assolutamente giusto e sacrosanto che anche Castellammare pensasse ad Annibale, guardando in prospettiva, guardando al futuro, quindi non in una maniera autoreferenziale in termini di celebrazioni, di ricordi che sicuramente fanno piacere, ma che in qualche modo vincolano la figura di Lucello al territorio o comunque una dimensione temporale dell'arco di 30 anni che il tempo è vissuto. Noi guardiamo al futuro e guardiamo anche all'Italia, lo abbiamo fuori dei nostri confini, quindi il premio sarà un premio di drammaturgia nazionale con tre sezioni, un premio speciale, un premio a un giovane autore e il premio Annibale Lucello. La giuria è composta da critici di teatro, da studiosi, da esperti del teatro lucelliano, ci sarà una conferenza stampa ad hoc nella quale parleremo più approfonditamente della struttura del premio e come sarà concepita la serata di gala, dove ci sarà tra l'altro, oltre il concetto di Pietra Montecordino, la drammaturgia in versi di Luca Nassuto interpretata da Cristina Donadio e naturalmente ci sarà un gala di premiazione. Stiamo lavorando con Carmen anche all'incontro, che sarà un incontro di letteratura teatrale, sì, quello del 22 novembre al CAT. Ci saranno Giuseppina Scognamiglio della Federico II, Pasquale Sabatino che è il coordinatore del Master in Drammaturgia e Cinematografia della Federico II ed è soprattutto chi ha messo in piedi il primo convegno universitario dedicato ad Annibale Lucello, cioè veramente chi ha tenuto a battesimo l'inizio degli studi lucelliani su una più sistematica base filologica e critica. Quindi stiamo costruendo nel nostro piccolo qualcosa che guarda al futuro, ricordando, penso nella maniera più saggia, più opportuna e soprattutto con il cuore, la figura di Annibale che ha dato tanto a questa città e a cui a volte questa città ha lesinato delle soddisfazioni. Va bene, grazie. Grazie a tutti quelli che sono presenti. Siamo partiti con un ritardo non voluto da noi, non voluto da nessuno, però la serata sarà bella e sabato sera potete attardarvi un poco, lasciate a casa, visto che è un pubblico prevalentemente femminile.
lasciate un poco ad attendere i mariti, se vi attendono un poco vi aspetteranno con maggior piacere. Saluto Marcella Sordinanti che è qui con noi, che l'altra sera ha inaugurato lo Stabile Teatro Festival con la sua rassegna. Innanzitutto ringrazio Carmen per avermi voluto coinvolgere per il secondo anno in questa iniziativa. Un rapido preambolo per dire qualche parola sull'antefatto della conferenza, che ha come oggetto, come sapete, la poesia. Voglio cominciare subito con una breve riflessione o una provocazione, se volete. Se intendiamo per poesia la capacità di esprimere a parole le proprie emozioni, tutti gli uomini sono potenzialmente poeti e la poesia appartiene intimamente al genere umano. Così diamo anche un poco ragione del fatto che gli italiani siano un popolo di poeti, no? E, però, stante questa premessa, perché riconosciamo la poesia e perché distinguiamo la buona poesia da quella cattiva? Cioè, in definitiva, che cos'è la poesia? Io vorrei, un po' paradossalmente, ma anche forse in maniera operazionale, come si direbbe nel gergo scientifico, dire che la poesia è lo strumento che fa di un poeta. E diciamo quindi che è un linguaggio essenziale, molto ridotto nella sua capacità espressiva, in cui però l'autore riesce ad utilizzare una gamma personale, spesso particolarissima ed esclusiva, di immagini, di simboli e di suoni per parlare a chi lo ascolta. Dal punto di vista mio personale, che sono chimico, ma credo anche che il breve discorso che farò si possa estendere a tutti coloro che si occupano di scienza, la poesia, questa forma espressiva, ha sicuramente origine dalla consapevolezza che gli oggetti della nostra vita quotidiana, gli animali, la natura, il genere umano stesso, sono fatti di sostanze e che le sostanze a loro volta hanno una composizione ultramicroscopica in termini di atomi e di molecole. Se a questo aggiungiamo le leggi che regolano il mondo fisico e che definiscono le relazioni tra le componenti del mondo fisico, il quadro è completo. Quindi su questa falsa riga l'anno scorso, l'ha già anticipato Carmen, c'è stata questa conferenza su il linguaggio tra rigore scientifico e creazione poetica, che si avvalsa dei contributi di autori di formazione scientifica. Ma che cosa accade invece nell'immaginario di chi scrive poesia non avendo una formazione scientifica e occupandosi prevalentemente, invece avendo prevalentemente una formazione umanistica? E quindi per rispondere a questa domanda, quest'anno abbiamo pensato di dar voce ad autori che sono tutti di estrazione umanistica. Poi a mano che parleranno ne traccerò una breve un breve commento. Il tema della conferenza è quindi affine a quello dell'anno scorso, come si capisce dallo stesso titolo: simboli, immagini, suoni, strumenti del vivere in poesia. Ma scusatemi, forse suggerisce, a differenza di quello dell'anno scorso, anche una leggera, è permeato di una leggera vena esistenziale. E ciò detto, vorrei passare subito ad introdurre i relatori, non senza però aver fatto mie le parole, uno straccio del discorso con il quale Herta Müller, premio Nobel per la letteratura nel 2009, accolse la sua amica scrittrice Radka Denemarkova, premiata per la terza volta nel 2011 con un importante premio letterario, il Magnesia Litera Prize, per la sua traduzione del romanzo L'altalena del respiro della stessa Herta Müller. Di questo straccio, che
diciamo, del quale mi sono impossessato e che ho tradotto e parafrasato a mio uso e consumo, vi leggerò quello che segue. È dallo spazio tra i linguaggi che emergono le immagini. Ogni frase rappresenta una visione delle cose, costruita da chi la esprime in maniera molto particolare. Ogni linguaggio vede il mondo in maniera diversa, inventandosi l'intero suo vocabolario a partire dalla sua particolare prospettiva, intessendolo in modo esclusivo nella rete della sua grammatica. Ogni linguaggio utilizza occhi che scrutano dall'interno delle sue parole. E ciò detto, passerei subito alla parte operativa e ovviamente come chimico sarei stato tentato di affidarmi al caso, però nello stabilire l'ordine di chi parlerà, però non sono riuscito a privarmi di questa sorta di ordine psicofisico al quale in qualche maniera la natura ci costringe in quanto esseri che fanno parte del suo ambito. E quindi l'ordine che seguirò sarà strettamente l'ordine alfabetico, parlando di ordine. Per far questo, nel frattempo mi sono fornito di uno strumento, di un fossile, che è un fossile non perché sia una lessiva, insomma, quindi è un fossile perché appartiene alla vecchia Unione Sovietica, che tutti sanno, quindi la sua provenienza è quella. La durata della clessidra è di 10 minuti, quindi due giri della clessidra saranno un giro della clessidra, vabbè, due giri perché il primo è quello che darò adesso. E quindi niente, passo subito ad introdurre Carlo Di Legge, che ho avuto il piacere di conoscere in occasione di una comune presentazione di nostri testi di poesia. Carlo Di Legge dice di sé che è nato per puro caso a Salerno, ma in realtà si sente pugliese di origine, e vive a Nocera Inferiore, è laureato in filosofia e ha lavorato nella scuola in ruoli diversi. Ha scritto un libro sul tango argentino, libri di poesia e saggi di filosofia. Le sue poesie sono pubblicate, rese pubbliche sul sito web della casa editrice Oriente Express, e di recente Carlo ha pubblicato con la Marcus Edizione di Napoli alcuni saggi di filosofia, ontologia, elenchi della terra e una specie di oceano, e in seconda edizione Eros e Paradosso per un'etica delle passioni. Di sé dice che resta ottimista e che nell'arco dei 200 anni, immagini prossimi, non quelli passati, il suo problema potrebbe trovare ragionevoli soluzioni. Prego, Carlo. Il mio destino è sempre quello di cominciare, ma io ho studiato. È un certo tipo di ordine. Entro i limiti di tempo che ho a disposizione, io vorrei, avevo intitolato la poesia per così dire, cioè io voglio riformulare tutta la, ridiscutere criticamente tutta la formulazione di stasera, dell'incontro di stasera, con la promessa formulata per conto altrui, forse in replica, che però gli altri ricondurranno il discorso nell'alveo della poesia, perché vedo che i libri che sono stati portati sono puntualmente in poesia. E quindi entro questi limiti di tempo io volevo però partire da un esempio di poesia, per poi andare su argomenti di carattere più generale, ridiscutendo il tema. E i versi sono di una poesia, a mio avviso, molto bella di Nino Campana, Tre giovani donne camminano. I versi sono: ondulava sul passo verginale, ondulava la chioma musicale,
Nello splendore del tiepido sole erano tre vergini e una grazia sola. Vorrei richiamare l'attenzione sul fatto che Campana qui in immagini ci presenta una analogia. Cos'è l'analogia? Lo sapete, tratta dalla proporzione matematica. La proporzione matematica è un procedimento attraverso il quale mettiamo in una relazione precisa alcuni numeri, alcuni termini comunque matematici, per calcolare alcuni termini che non sono conosciuti in partenza. L'analogia poetica non si muove nel campo dell'esatto, ma Campana mette in proporzione, diciamo, che il passo verginale, la chioma musicale, stanno alle tre donne che camminano come, diciamo così, X sta alla grazia. E allora quella X sarà la bellezza in movimento, o quello che volete voi, perché non siamo, ripeto, nel campo dell'esatto. Io non ho proposto il tema dell'analogia perché voglio formulare un discorso tecnico sulla poesia, ve l'ho detto in partenza, ma perché l'analogia è fatta di immagini, e allora si parte con la ridiscussione del tema di stasera. Simboli, immagini, suoni. Certo, però i simboli si presentano in genere come immagini. Pensiamo per esempio al simbolo dell'Agnus Dei. Pensiamo alla efficacia di queste immagini sulla vita di milioni di persone e di generazioni. Pensiamo al simbolo della Vergine Madre. Sono simboli potenti e sono immagini, ma anche i suoni sono immagini, e tuttavia sono immagini acustiche, e lo è la voce, come lo è una musica che noi conosciamo e che è una musica famosa, come per esempio alcune composizioni di musica classica che adesso non sto a ricordare. Quindi indubbiamente ci sono le immagini, ma io ho detto che suoni e simboli si riconducono a immagini, e se permettete, accanto a immagini, io vorrei ricordarvi che si presenta sempre un colore delle immagini. Mi spiego con un esempio di Damasio. Nel suo ultimo libro, Il Sé viene alla mente, Damasio è un neuroscienziato portoghese che lavora negli Stati Uniti. Egli dunque dice che una mattina mi trovo davanti all'Oceano Pacifico e di fronte a questa distesa immensa sono preso da un sentimento di calma solennità. Bene, questo sentimento, il quale accompagna l'immagine dell'Oceano Pacifico, è il colore dell'immagine. Da che cosa è dato il colore dell'immagine? Da un sentimento e dà un significato, ma il sentimento è anche il significato, il man. Dove c'è sentimento c'è significato, o meglio, dove c'è emozione c'è significato, dove c'è significato c'è emozione. Dunque, io ridiscuto simboli, immagini e suoni, e dico immagini, certo, anche simboli e suoni, emozioni, significati. Riformulo quindi la prima parte e vi invito ad associare ad ogni immagine il suo colore. Anche Neruda, nella famosa poesia Oda alla Flor Azul, si trova di fronte all'immagine dell'Oceano Pacifico e riformula in tutt'altro modo il colore delle sue emozioni, ma perché Neruda è un poeta e Damasio è un neuroscienziato. Ma in ogni caso l'immagine si presenta con il suo colore. Sì, ma questo è un problema, perché, come dice un altro neuroscienziato, questo impensierisce i neuroscienziati e indispettisce i filosofi, perché non lo sanno spiegare. Insomma, che l'immagine si presenti sempre con emozioni e significati, questo è un dato di fatto, ma non si sa ancora spiegare come mai.
Perché? Questa è la prima riflessione che vi volevo proporre. La seconda è strumenti per vivere in poesia. Ma immagini, simboli, suoni, oppure immagini, emozioni, significati, per meglio dire, sono strumenti del vivere in poesia, certo, ma in senso stretto poesia? Come devo intendere io poesia? Certo, posso intendere nel senso che Campana fa la poesia in questo modo e la sua immagine mi dà un colore, ma lo psicologo Max Wertheimer, in un suo famoso libro che è Il pensiero produttivo, cita questa analogia. Quando ero giovane immaginavo di cavalcare un raggio di luce, questo lo dico a modo mio. Sì, è un'immagine vagamente poetica che istituisce un'analogia a due termini, tra viaggiare su mezzi a noi, come dire, consueti, e viaggiare a cavallo di un raggio di luce. È vagamente poetico tutto questo. Ma non è un poeta che la formula questa immagine, e non è neanche Max Wertheimer, perché egli la riprende da una lunga intervista che fece ad Albert Einstein, il quale riferisce, che viene riportata nel libro, il quale riferisce che quando egli era adolescente, quindi in fase di incubazione, in fase di scoperta della prima teoria della relatività, egli fu ispirato da questa immagine. E allora, come vedete, non siamo più nella poesia in senso stretto, a meno che, come diceva Raffaele prima, noi non vogliamo sostenere che ogni uomo è poeta. Sì, ogni uomo è poeta, ma non solo come poeta in senso stretto, ma ogni uomo è poeta in un altro senso, che poi vediamo alla fine, e diciamo che lo è in senso creativo Campana, come lo è anche Einstein, in qualche misura. Perché parte dall'immagine. La mia tesi è che le immagini, con il loro colore, sono strumenti del vivere in generale e che quindi sono strumenti non solo del vivere in poesia, ma sono strumenti del vivere in generale, perché i simboli dirigono la nostra vita, c'è poco da fare, e i simboli sono immagini. Terzo e ultimo pensiero che vi volevo proporre è in fondo una domanda: ma da dove si originano questi simboli? O meglio, queste immagini, perché a me il simbolo non piace molto. Ma... siamo partiti dalla poesia, per così dire. Adesso pensiamo a quei matematici i quali, dopo aver lavorato per lungo tempo a escogitare una certa regola, un certo procedimento per spiegare qualcosa in termini matematici, a un certo punto lo trovano, è noto questo processo, ma lo trovano perché ci hanno lavorato sicuramente, ma gli si presenta, come al poeta si presenta l'intuizione, l'immagine poetica, così al matematico si presenta questa intuizione in immagine di procedimento matematico di soluzione. E quindi, scusate se sono banale, ma è l'inconscio. Sono banale, è certo, però anche non lo sono. Perché? Perché anche nel momento in cui noi ci siamo situati alla confluenza tra neuroscienze, filosofia, psicologia del profondo, a discutere dell'inconscio, noi abbiamo detto l'inconscio per così dire, come abbiamo detto la poesia per così dire, che in realtà sappiamo che queste cose, le intuizioni che insomma ci guidano nella vita, provengono non si sa da dove, non si sa da dove, ma non sa, e lo chiamiamo inconscio, ma il cosiddetto inconscio, perché noi non sappiamo in realtà se l'inconscio, che cosa sia l'inconscio? Se poi in definitiva sia il nostro corpo, e allora come? Perché insomma,
insomma, qui deve essere, oppure se addirittura non si riproponga una teoria tipo la teoria dei campi, l'intellectus agens di tipo aristotelico, qualche cosa che trasmette, qui che riceve, e queste belle cose. Sono tutte teorie affascinanti. Quindi, dalla poesia per così dire, all'inconscio per così dire, sono gli strumenti del vivere. La distinzione tra veglia e sonno, che era così cara ad alcuni antichi filosofi, viene in qualche modo sfumata. Come pure la pari dignità tra il pensiero consapevole e il pensiero inconscio. Ma non è vero che hanno pari dignità, ma sembra a noi che noi siamo svegli quando siamo svegli, ma in realtà siamo sempre su livelli diversi di vigilanza e molto spesso siamo per la strada vicini a coloro che dormono. Attenzione, non siamo più vicini a coloro che stanno svegli. Concludo, fratello, non so la flessibilità. Se mi dici, spero però di essere stato esatto. Concludo volendo fare parziale, sommaria giustizia di alcuni luoghi comuni. Vedete, quando dico sì, però insomma, vedete, lui è uno che vive di poesia, lo dico per l'idiota di Dostoevskij, sublime personaggio. Però lo dicevano i suoi compagni nobili russi, perché lui era un idiota, nel senso di un uomo molto singolare, nel senso greco, l'idiota. E quindi è uno che vive di poesia, noi invece pensiamo alle cose pratiche. Sì, d'accordo. Se però lo dico di Campana, allora è un grande poeta. E se lo dico di Einstein, che cosa sto dicendo? Sto dicendo che vive di poesia, come vivono tutti gli uomini di poesia, come tutti gli uomini sono poeti. E se dico, sì, questo che è articolato in un certo modo è scienza, ma tutto il resto è poesia. Che cosa sto dicendo? Sto dicendo il contesto della dimostrazione scientifica o sto dicendo il contesto della sua genesi e della sua scoperta? Perché vedete, il contesto di scoperta ha parecchio le soglie della poesia. Il contesto della dimostrazione scientifica può darsi che sia un'altra cosa. Va bene, su questo siamo d'accordo. Vi propongo, per finire, per omaggiare giustamente la Clessidra, soprattutto per dare modo a tutti di parlare, una distinzione, non sono tra le mie mancate specializzazioni, c'è anche quella del filologo, ecco, non sono un filologo. Ma siccome so che in greco ci sono almeno due termini per dire il fare, uno è la praxis e uno è la poiesis, io propongo di pensare che la distinzione tra questi due termini sia solamente rispetto a questo, che la praxis è il fare pensato rispetto al suo effetto sul mondo, ma la poiesis è tutto il fare degli uomini, pensato invece rispetto al suo colore, cioè alla sua origine, che è inconscia, e al suo carattere di creatività. Grazie per l'attenzione. Bene, caro, grazie. Adesso ascolteremo Marco Ferrazzoli, che io non ho conosciuto fino a stasera, però ci siamo incontrati accidentalmente in internet, questo per sottolineare l'importanza di questo strumento di comunicazione. E in internet ho avuto modo di leggere un'intervista fatta a Marco Ferrazzoli da un blogger, da un'altra persona che gestisce appunto un blog, che oggi accidentalmente, bene, auguri a lui, che io non conosco, nemmeno conosco. E quindi da questa è nata l'idea di mettersi in contatto con Marco Ferrazzoli, il quale è nato a Roma, è laureato in lettere, ha un master in psicologia di consultazione, è un giornalista professionista ed è capo dell'ufficio stampa del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Ha lavorato ed è stato collaboratore di molti giornali, ha tenuto docenze in varie strutture di formazione ed università, attualmente è docente a Roma Tor Vergata.
è autore di Macchie di Rorschach, che è appunto il libro del quale ho avuto modo di leggere l'intervista in internet, è pubblicato nel 2010, credo che sia la sua prima, il suo primo tentativo di poesia, per ora l'ultimo tentativo di poesia. Poi altri libri sono Non solo Don Camillo, del 2009, Guareschi, l'eretico della risata, del 2001, Cos'è la destra, del 2001, Giubilano, Giubilano, del 2000, Padana Italia, che credo copra un arco di tempo più, cioè 1997-2008, insomma, penso che sia una cosa che ecco, va bene. E una ristampa, dice Marco. Suoi contributi e citazioni sono comparsi in diversi volumi, riviste contemporanee, e alla stessa maniera di come io potrei dire di me d'essere un addetto alla scienza prestato alle lettere, Marco invece dice di sé che è un umanista prestato alla scienza. Prego, Marco. Io se il microfono. Applaudire semplicemente perché non so se al termine dell'intervento c'è cioè, ancora di questa avviso. Io avendo una statura fisica che non corrisponde a quella intellettuale, preferisco alzarmi perché credo di essere sepolto sotto il tavolo praticamente. Prima di tutto la buona grazia, grazie di avermi invitato e grazie, devo dire anche, di non essere stato indicato come poeta nella locandina, sono l'unico. Io non so se questo a seguito di una mia esplicita richiesta che faccio spesso o se inquendola, perché io sì, ho scritto un libro di poesie, ma non posso in alcun modo ritenermi un poeta, affermazione che se mi venisse attribuita. È passibile di querela, lo dico soltanto questo. La mia produzione di poesie è data al 2004, in assoluta coincidenza con il mio ingresso al Consiglio Nazionale delle Ricerche, dove, come Raffaele diceva, io porto la mia ignoranza socratica, la mia curiosità socratica, non capendo quasi mai niente di quello di cui devo scrivere, cerco di informarmi e di capirlo per poi spiegarlo agli altri. Ma è una coincidenza, devo dire, casuale e causale, nel senso che entrambe le cose, l'inizio della scrittura delle poesie e il trasferimento al CNR, dalla mia precedente attività, sono avvenute in un periodo esistenziale particolarmente intenso, travagliato, come si sa più o meno, sono quei periodi che poi tendono a spingere la produzione poetica. Non mi considero un poeta, cerco di non essere però neanche uno dei quei tanti, cioè di quelle persone che ritengono, Raffaele fa una accorta, nei suoi scritti, una accorta distinzione tra la poesia e la poeticità. La poeticità è una cosa terribile perché fa credere più o meno a chiunque, avvertendo la poeticità, oggi sono fatto una passeggiata a Castellammare, sul lungomare, inoltre nei vicoli, è pieno di poeticità. Però confondere quella con la poesia è un grosso rischio. Un discrimine molto semplice per evitare questa confusione sarebbe che chi si sente toccato dalla poeticità, quindi pensa di essere entrato nella poesia, la poesia prima di scriverla la leggesse. Questo tra l'altro risolverebbe un annoso problema editoriale, quello di un mercato poetico che stampa e produce molto più di quanto si compri. Basterebbe che ciascuno scrittore comprasse intanto un libro degli altri poeti e avremmo risolto questo problema. In questo periodo di profonda travaglio esistenziale incomincio a scrivere poesie. Il nesso con la scienza non c'è direttamente, nel senso che la scienza come oggetto, soggetto delle mie poesie è una cosa rarissima, c'è cioè in due, tre, non di più, di tutta la sillogia, nonostante che dia la copertina, che è ispirata a un test di psicologia, al quale mi sono anche sottoposto un paio di volte, che comunque mi interessa molto, che è quello per il quale lo psicologo vi chiede che cosa vedete in queste macchie, voi lo dite, l'immagine, il soggetto che ci vedete raffigurato, e lo psicologo in base a questo traccia un vostro profilo. Ma al di là di questi accenni, ripeto, oggettivi, soggettivi, tematici, non c'è una particolare frequenza. Le mie poesie trattano di quello di cui trattano un po' tutte le poesie, quindi la vita, la morte, l'amore, tutte queste belle cose. Diverso invece l'aspetto
metodologico, perché la scienza, come sapete, non è, mi ricollego esplicitamente poi ad alcuni dei concetti già tracciati da Carlo di legge prima, la scienza, come sapete, non è sostanzialmente un oggetto, la scienza è soprattutto un metodo, è quel metodo che prevede la fallibilità, la riproducibilità, una serie di criteri in base ai quali, partendo da uno stato di non conoscenza, ci si approssima senza mai raggiungerlo, perché il metodo prevede questo, che l'obiettivo non sia raggiungibile. Quindi noi in maniera asintotica ci avviciniamo al risultato che perseguiamo, sapendo che però il risultato è sostanzialmente, praticamente, fattivamente irraggiungibile. Ora, questo metodo, a mio avviso, si deve applicare non soltanto alle cosiddette scienze naturali e pure, quindi alla fisica, alla chimica, alla biologia, si deve applicare anche alle cosiddette scienze umane, che altrimenti non si chiamerebbero così. Per cui l'arte, intanto, vabbè, partiamo dalle scienze sociali, le scienze giuridiche, nelle quali una metodologia condivisa in base alla quale poi si possa valutare la qualità di una produzione esiste in maniera più chiara, ma dovrebbe, a mio avviso, essere applicata metodologicamente anche nella letteratura e anche nella poesia. Se non c'è questo, altrimenti la soggettività dell'atto poetico diventa l'unico metodo. Cioè io, come dire, ritengo che il mio dolore sia di interesse per il mondo, come diceva un grande critico, Ruggero Guarini, metto le mie trippe sul tavolo e il mondo si deve commuovere per queste mie viscere doloranti che ho esposto. Voi capite che in questo modo, cioè, si fa quello appunto che accade normalmente, quello che fanno i poetanti, cioè che ciascuno espone questo proprio dolore, questa propria sofferenza, a nessun altro di questa sofferenza così esposta interessa più o meno nulla, e va bene, non è che sia un crimine, è un'attività dal punto di vista della soddisfazione interiore apprezzabile, meglio di tante altre cose, dell'uso di sostanze psicotrope, per carità, e anche economico, tra l'altro, come passatempo. La poesia dovrebbe essere un'altra cosa, cioè dovrebbe avere un rigore metodologico in base al quale noi possiamo dire questo è un poeta, questo non lo è, questo è migliore, questo non è migliore. Cosa vuol dire? Che non esiste la soggettività del genio creativo, l'intuito persone? Come? No, esiste come? Esiste come esiste nelle scienze naturali. Perché anche qui non è che dobbiamo pensare che le scienze naturali, partendo da un metodo condiviso, non implichino poi il genio individuale, lo scarto rispetto alla regola condivisa. E voi pensate, l'Einstein citato prima è un caso classico, pensate a Vitale Montalcini, nella cui motivazione del Nobel c'è scritto ha pensato una cosa che, stante le conoscenze precedenti, non era possibile pensare. Pensate al bosone di Higgs. Cioè tutte le grandi scoperte, in particolare nella fisica, devo dire, prevedono, oltre alla condivisione della regola scientifica, poi uno scarto del genio individuale che va più avanti di quella regola. Ecco, in questo senso io ritengo francamente quindi che scienze naturali e scienze umane non abbiano una differenza sostanziale e che anche la poesia si dovrebbe assoggettare a questo rigore metodologico. Io ci provo senza assolutamente la pretesa di riuscirci, per esempio, per dire, con un minimo di rispetto della metrica, della sonorità, con l'uso delle allitterazioni, appoggiandomi molto sulla rima, che per chi come me non è un poeta valido è sempre un grande supporto, una grande stampella dove appoggiarsi, però devo dire che ho letto e vedo con piacere che anche Raffaele ne fa uso, e questo mi consola molto, essendo qui sicuramente un poeta molto molto più serio di me. Detto questo, anche perché vorrei tenermi in tempi abbastanza rapidi, quell'atto geniale che comunque deve esserci se uno poi vuole essere un grande poeta è molto difficile da definire. Vi cito un libro di Orhan Pamuk, Nobel per la letteratura, turco neve, non perché ne abbia letti tanti, è l'unico che ho letto francamente, che descrive la vicenda di questo poeta e la descrive raccontando come a un certo punto lui si dovesse fermare colto dal raptus improvviso dell'ispirazione che lo costringeva a buttare giù qualche riga. Devo dire che purtroppo è proprio così, cioè purtroppo a un certo punto tu ti devi fermare. Tra l'altro io viaggio soprattutto in motorino, vengo quasi sempre in motorino, capite anche la complicazione, ma a un certo punto tu ti devi fermare o te le devi fissare in testa e appena arrivi nel primo punto utile tirarle giù, e in effetti funziona così.
per quanto caricaturale questo possa sembrare, almeno la mia esperienza è questa. Poi però, ripeto, da quel momento creativo, appunto, poietico, mito poietico, ci deve essere poi un vano, serio, rigoroso, leggere gli altri, farsi leggere magari prima di pubblicare, è a mio avviso un modo per ridurre il danno. Sempre nell'ottica della riduzione del danno, un altro aspetto è per esempio quello di contenere le misure, cioè è più facile riuscire a costruire un verso valido che un poema. Per cui questa può essere per esempio una logica di autoselezione, di autocontrollo valida, e le mie ultime cose tra l'altro cerco di farle proprio in questo senso. Altra cosa, oltre a leggere i classici, secondo me l'otto, 900 italiani francamente ci ha dato quasi tutto, cioè tra quello che si studia a scuola, forse lo dico per ignoranza, insomma, per carità, però quei poeti che ci hanno insegnato a scuola, per quanto a scuola magari ce li abbia insegnati in un modo tale che adesso li avversiamo proprio perché siamo stati soggetti o attivamente a quelle letture, quei poeti andati a rileggere, cioè hanno francamente, gli italiani dico, hanno francamente, io non leggo traduzioni proprio per partito preso, leggo solo poesia italiana, gli italiani hanno francamente scritto più o meno tutto quello che c'era da scrivere, insomma. Ho avuto la fortuna di conoscere personalmente Luzzi, poi Caproni che non ho conosciuto, Dario Bellezza, ma anche molti, molti contemporanei, sto leggendo Ruffini. Ecco, credo che sia un esercizio utile. Prima si diceva, ma in che modo la poesia può essere contemporanea? La poesia ha tra l'altro un grande vantaggio, molto internettiano, cioè quello che può essere letta a pezzi, a blocchi, cioè non ti costringe a una narrativa che ti impegna per un tempo particolare. A proposito di tempo, sono a 10:26, io mi volevo tenere nei 10 minuti, no, se la vogliamo proprio buttare in caciara, vi leggo un paio di cose, cioè vi leggerei soltanto il Macchie di Roccia per il discorso appunto di qual è l'oggetto e in qualche modo casuale. La poesia è abbastanza breve, quindi la potrete credo supportare. E come macchie di Rorschach, in cui ciascuno vede ciò che vuole, come fosfenti coprono gli occhi per avere fissato troppo a lungo il sole, così sono le poesie, non dico le mie, o i romanzi, i saggi, i film, le canzoni, a cui chiediamo di dirci chi siamo, e poi non si sa come ci riconosciamo senza essere capaci di dircelo da soli. Ci aggiungo un paio, mi prendo un altro minuto? Ci aggiungo un paio di quelle nuove che appunto hanno proprio una forma distico, epigramma, e che hanno un carattere, forse ve ne sarete reso conto, un altro a mio avviso grande sistema di autocontrollo della poesia è l'uso dell'ironia. Possibilmente dell'autoironia, nel mio caso anche qualche volta del sarcasmo, che evita quella saccenza che altrimenti nella poesia poi diventa spesso un difetto insopportabile. Una di queste cose più brevi di carattere parascientifico è questa, è una poesia post-elettorale. L'occhio dell'entomologo dilettante è quello di uno che ne ha viste, magari piccole, ma tante. E poi una per internet che prima ha citato Raffaele, è la fede informatica. La porta è stretta, basta che ci passi la pendenta. A posto. Bene, caro Marco, ma cercare di rialzare il livello per quanto. Grazie per la concessione e per gli spunti, devo dire, molto molto interessante. Cose di cui devo dire forse in ambito poetico si parla poco. Adesso sentiremo Monica Martinelli, che ho avuto modo di conoscere personalmente quest'anno a Roma in un'occasione in cui è stato presentato il mio unico e forse ultimo libro di poesia, appunto per fare il verso a Marco. Monica è nata a Roma e lavora nella pubblica amministrazione, laureata in lettere,
ha conseguito un dottorato sui rapporti tra Cina e Unione Europea, ha scritto articoli e recensioni sulla rivista letteraria Rassegna di Letteratura Italiana, ha pubblicato Poesie d'ombre ed Alterni presagi, di prossima pubblicazione L'abitudine degli occhi per la casa editrice Passini. Altre poesie sono sulle riviste Poeti e Poesia, Poesia, un'altra rivista, e Orizzonti, e racconti e poesie su varie antologie e blog letterari. A dicembre 2009 ha vinto il premio letterario La città dei sassi di Matera per la sezione Poesia inedita. È redattrice della rivista letteraria I fiori del Nane. Magari in un altro modo non avrei potuto farlo. E,
nasce un po' anche da una mancanza, ecco, da un vuoto, cioè da qualcosa che vorrebbe esserci, in qualche modo io lo cerco, però non c'è. Quindi diciamo che nasce anche per riempire un vuoto talvolta, e allo stesso tempo è una sensazione, è qualcosa anche che svuota, un lavoro insomma che svuota dentro, questo sempre perché c'è questa componente emotiva, emozionale forte. Come dicevamo però, come è stato anche detto precedentemente, la poesia non dovrebbe essere solo un'ispirazione, un momento di creatività, di emozione che ti porta poi a scrivere qualcosa di diverso, ma c'è anche un lavoro, c'è sicuramente un lavoro dietro, perché ovviamente il lavoro della scrittura, sto sempre parlando della mia esperienza, io dopo che scrivo una poesia in genere tendo magari anche dopo diverso tempo a rivederla, a riscriverla, a cambiare molte cose, perché magari non mi suona, ecco, non mi suona bene. E infatti molto, molto importante, ovviamente noi facciamo un genere di riferimento, prendiamo ispirazione in qualche modo da quella che è la realtà, ci circonda la realtà, quindi anche la natura, da delle immagini, appunto. Quindi per questo diciamo mi ha stimolato molto questo il titolo della conferenza, perché le immagini è ciò che vediamo, quindi diciamo nella poesia in qualche modo ci sono altri organi di senso importanti, cioè gli occhi e il suono, perché l'udito, e la bocca, perché l'oralità, la poesia in genere viene appunto letta ovviamente, ma anche è declamata, detta. E quindi spesso la poesia è un nome, è un modo, diciamo, anche proprio per dare un nome alle cose. In qualche modo è come se non si inventasse nulla, cioè le cose stanno lì, noi le vediamo, i nostri occhi, diciamo, facciamo una messa a fuoco della realtà e poi la traduciamo tutto in verso. È anche vero però che, come per esempio molti poeti, per cui simbolisti, ecco, io ho portato diciamo diversi libri da leggere, perché in particolare, visto che si parlava di simboli, mi aveva colpito mi ha anche abbastanza influenzato la poesia dei simbolisti francesi, in particolare di Baudelaire, di cui magari mi piacerebbe, ecco, adesso leggere una poesia, perché lui dice proprio, spiega come il poeta in qualche modo è quello che si fa più interprete della natura e dei simboli, diciamo, che stanno nella realtà, nella natura, e l'interprete per gli altri, per chi magari non è in grado di farlo, proprio perché il poeta ha una sensibilità particolare. Il poeta di Pasquale poi diciamo parlava del fanciullino, ecco, a proposito di poeti di simbolisti, e quindi il poeta talvolta è quello che proprio riesce a cogliere in qualche modo la bellezza, no, delle cose e a restituirla attraverso i suoi versi. E diciamo che poi, ecco, la lente un po' deformante del poeta, come anche diceva un grande, diciamo, artista del Novecento, Paul Klee, che è stato pittore, conosciuto ovviamente per i suoi quadri, e l'astrattismo, però è stato anche musicista e poeta. E lui parlava appunto della creazione, proprio della creazione poetica, cioè come avviene, diciamo, no? Perché questo momento di ispirazione, cioè viene dalla realtà, o viene perché in qualche modo il poeta è come fosse un po' un demiurgo, e anche un medium, nel senso che ha la capacità di creare, ma la capacità di interpretare dei segni che vengono appunto dalla realtà circostante, o anche talvolta da quello che noi non possiamo vedere, ma semplicemente percepiamo. E un'altra grande scrittrice, poetessa, come Emily Dickinson, un'americana, che diciamo lei ha creato una sorta con le sue poesie di cosmogonia in qualche modo, proprio di mito poietica, parlando della natura e trasformandole, diciamo, in simboli, in segni, secondo insomma le sue poesie, che sono molto dense, molto essenziali, e che in qualche modo anche decodificano appunto quella che può essere una natura, animali, flora, alberi, campagna. E quindi diciamo il percorso, ecco, che mi sembra in qualche modo di poter assimilare, anche se ovviamente diversissimi tra loro, ma di Emily Dickinson, di Baudelaire e di Paul Klee, è proprio questo, che loro sono partiti dalla natura, quindi dalla realtà circostante, dall'immagine, per poi decodificarla in segni, in simboli, creando in qualche modo anche degli archetipi, quindi nella poesia che loro hanno scritto. Adesso io, diciamo,
perché non voglio rubare tempo, ne leggerò magari solamente una, questa molto famosa di Baudelaire, Corrispondenze, dove secondo me qui proprio si identificano, diciamo, il simbolo, l'immagine e il suono, perché poi, come abbiamo detto, un altro elemento fondamentale per la poesia è la musica, il suono, il ritmo, perché senza quello, diciamo, la poesia è persa, non ha quella componente proprio pregnante che arriva, diciamo, no? Che poi fa sì che sia una vera poesia. La lettura è un tempio dove colonne vive lasciano a volte uscire confuse parole. La natura è un tempio dove colonne vive lasciano a volte uscire confuse parole. L'uomo vi passa attraverso foreste di simboli che lo osservano con sguardi familiari, come echi lunghi che da lontano si fondono in una tenebrosa e profonda unità, vasta quanto la notte e quanto la luce. I profumi, i colori e i suoni si rispondono. Ci sono profumi freschi come carni infantili, dolci come ovoli, verdi come praterie, e altri corrotti, ricchi e trionfanti, che hanno l'espansione delle cose infinite, come l'ambra, il muschio, il benzonio e l'incenso, che cantano gli abbandoni dello spirito e dei sensi. E, ecco, io credo che in questa poesia Baudelaire ha sintetizzato, diciamo, quella che poi secondo lui era l'immagine della poesia, cioè come il poeta prenda spunto da ciò che lo circonda. Parlava ad esempio poi, ecco, a proposito di metafore, di simboli, dell'arbitro, no? un'altra sua poesia molto famosa, che veniva paragonato appunto al poeta, che in qualche modo si fa strumento di interpretare la realtà e di interpretare appunto attraverso dei simboli che possono essere dei suoni, dei versi, dei fonemi. E vorrei leggere una poesia di Emily Dickinson, ecco, che riguarda proprio la percezione, diciamo, dell'atto creativo. La percezione di un oggetto costa né più né meno che la sua perdita. La percezione in se stessa è un guadagno corrispondente al suo prezzo. L'oggetto in assoluto non è nulla. La percezione lo avvalora e poi censura imperfezione che a sì grande distanza è situata. Grazie. Ringrazio anche Monica. E adesso sentiamo, gli inglesi direbbero last but not least, ultima ma non minore. Sentiamo Elsa Silvestrini, che ho conosciuto sempre in un'occasione, la prima occasione nella quale è stata resa pubblica è stato reso pubblico il libro del quale il libro di poesie che ho pubblicato, tra l'altro la stessa casa editrice con la quale ha pubblicato Enza Silvestrini. Enza vive e lavora a Napoli, è laureata in filosofia sotto la guida di Aldo Masullo, ha pubblicato un romanzo sulla soglia di piccole porte, che è stato pubblicato due volte, prima con Graus e poi con Jupiter, perché è stato un piccolo successo pare editoriale. Poi ha pubblicato la raccolta di poesie partenze, appunto con Manni, con la mia stessa casa editrice, con la quale ha vinto nell'ottobre 2010 il premio di poesia San Vito al Tagliamento, sezione Opera Prima. Ha pubblicato ancora il racconto Lido Malpaterna, il libro d'artista in edizione limitata, e il libro Diversi Amori con illustrazioni di Barbara Balbi per i tipi di Jupiter a Napoli, la pubblicazione più recente del 2013. È presente in diverse antologie poetiche, ha promosso e animato molti reading di poesie e incontri di lettura, è attualmente redattrice di una rivista napoletana di
napoletana in quanto a sede in Napoli di poesia Devagna, e in qualità di responsabile per la regione campana del Pen Club Italia Onlus, è reduce da un recentissimo incontro di poesia a Città della Scienza. Però sentiamo appunto Enza. Mi alzo anche in piedi, non è facile parlare per ultimo, anche perché mio malgrado ripeterò alcune cose che sono state già dette. Intanto permettetemi di ringraziare Carmen Matarazzo e Raffaele Ragone per questo invito che ho accolto con molta gioia, non soltanto per la stima che mi lega a loro, ma anche perché il titolo di questo nostro incontro è secondo me assolutamente illuminante per ogni discorso intorno alla poesia. Oggi, come prima notava anche Marco, la poesia vive in un sistema paradossale. In un paese dove si legge pochissimo, in una regione come la Campania dove si legge ancora meno, secondo un dato dell'OCSE, poco più del 30% legge un libro in un anno, poi bisognerebbe capire appunto che genere di libro, in questa situazione paradossale quindi c'è un proliferare di poesia che è un fenomeno dilagante, straripante, e spesso si tratta di una poesia giovanile non in senso anagrafico ma proprio stilistico, quindi di una scrittura ingenua, di una scrittura spesso dialistica, e con questo non voglio necessariamente dare un giudizio di valore, ma semplicemente si tratta di un altro tipo di scrittura che fino ad un certo periodo era confinata, era circoscritta nell'ambito di un'intimità, non di una sfera privata, di una sfera intima. E questo proliferare della scrittura, credo, e della poesia in modo particolare, credo sia da mettere in rapporto con il progressivo valore che il nostro tempo ha assegnato, certamente da Freud in poi, assegnato all'individualità, all'individuo, che è invece un valore completamente assente nella storia, no? Nella storia contano le masse, non i singoli, non gli individui. Questo valore assegnato all'individualità, all'individuo, all'espressione dei suoi sentimenti e così via, è in sé qualcosa di positivo, quando però non diventa un protagonismo, quando non rischia di diventare un protagonismo tout court. Per cui ognuno può essere, anche contemporaneamente, può sentirsi poeta, scrittore, pittore, artista di vario tipo. E in fondo queste parole, come arte, poesia, stanno avendo forse uno slittamento di significato, per cui chissà se tra qualche anno avranno lo stesso senso che hanno ancora oggi per noi. Questo fenomeno è falsamente democratico. Apparentemente potrebbe segnare che tutti accedono non solo come fruitori, ma le cose spesso non coincidono. Ho sentito con uno sgomento molti poeti vantarsi di non aver mai letto una poesia. Quindi dicevo, falsamente democratico, perché tutti possono accedere non solo alla finzione, ma anche proprio da protagonisti, da autori, alla poesia. In realtà genera semi questa falsa poesia, questa cattiva poesia, come prima la chiamava anche Raffaele, genera, se mi permettete una parola piuttosto forte, un inquinamento poetico, dove anche la buona poesia si perde, una specie di mare magnum dove tutto poi finisce per essere omologato e per affondare. Anche editorialmente, secondo me, questo produce un forte inquinamento. Il rischio altissimo che stiamo correndo è quello proprio di un inquinamento del gusto, di una modificazione del gusto, per cui, e penso soprattutto alle nuove generazioni, io faccio l'insegnante, per cui abituati, educandoci a leggere questa poesia, che in realtà è una traduzione piuttosto istintiva dei propri sentimenti, seppur nobilissima, ripeto, non è un giudizio di valore, ma è semplicemente un altro tipo di scrittura, abituandoci a leggere questo e percepire questo come poesia, forse non sarà
in grado di comprendere la grandezza di una poesia come quella di Leopardi, per esempio. Allora, tutto questo sistema paradossale, secondo me ripone al centro, come è stato già notato, la domanda che cos'è la poesia. E, come è già stato notato, bisogna, è un discorso molto complesso, naturalmente non abbiamo il tempo di affrontare, ma soltanto per aggiungere, spero, qualche spunto di riflessione, bisogna sempre ricordare che la parola poesia viene dal greco, poiein, che vuol dire fare, come diceva prima anche Carlo, perché i greci concepivano l'arte come un fare, non come un atto creativo, ma come un fare all'interno di alcune regole, all'interno di un canone, cioè. Non è un caso, secondo me, che tutta l'estetica moderna, a partire da un grandissimo autore come Rilke, vive intorno ad una domanda fondamentale, che è la domanda sulla superficie. Sembra una parola con un'accezione, con una connotazione negativa. In realtà, secondo me, è proprio la questione centrale dell'estetica contemporanea. Tutto il mondo è superficie, tutto l'universo è una superficie mossa, agitata, mutevole, ma superficie. Rilke suggerisce che l'amore non è altro che il volto della persona amata, eppure è dunque superficie, eppure quando io accarezzo il volto dell'amato e quindi tocco una superficie tangibile, io sono riportata in qualche modo all'interiorità. Credo che la poesia sia questo, cioè che la poesia, come dice il titolo che saggiamente Carmine e Raffaele hanno dato a questo nostro incontro, che la poesia sia proprio un sapere pragmatico, cioè sia un fatto di strumenti, sono dei sistemi meccanici che mettono in moto la poesia, che è un fatto più di intelletto che di cuore, o quantomeno più di intelletto prima che di cuore, che va contenuto, altrimenti ritorniamo a quell'espressione un po' ingenua di cui tentavo di dire precedentemente. Tutto dunque è superficie e ci vuole un mezzo potente, voglio dire, ci vogliono strumenti, un bagaglio di strumenti per forgiare la superficie, come sapeva bene il mondo greco. Forgiando la superficie con strumenti consapevoli, quindi la conoscenza e la consapevolezza sono assolutamente indispensabili, io torno alla profondità, perché mi accorgo che la superficie non è solo tale, la superficie contiene delle analogie, delle asperità, delle differenze. Ci vuole consapevolezza nel fare poetico. Prima si citava Baudelaire nella costruzione di una dei capolavori della letteratura mondiale come Le Fleur du Mal, di dare il senso di una grandiosità, di una grande opera architettonica. Quindi nel fare poesia in realtà sta organizzando il discorso poetico. Per tornare alla poesia bisogna tornare a delle leggi, cioè a degli strumenti, a delle istituzioni, per così dire, dell'arte, e in particolare della poesia. Bisogna cioè ritornare ai simboli, alle immagini, ai suoni. Le regole, come prima diceva Marco, non nascono dall'adesione al principio teoretico, quindi non sono un modo per imbrigliare. Le regole vanno sempre in qualche modo coniugate con una fantasia fiammeggiante, come dicevano alcuni autori appunto del simbolismo. E le regole sono fatte anche per essere distrutte, per essere dissacrate. Leopardi, per esempio, è un sovversivo, no? È un eversivo rispetto alla poesia, perché rivede, rimodula buona parte di quello che la tradizione gli ha consegnato. Eppure le regole sono necessarie, non si può pensare di scrivere in completa assenza, dando cioè espressione soltanto ad una interiorità che viene fuori. E detto questo, vorrei fare un'ultima notazione sul fatto che la poesia è non solo evocatrice di mondi, ma proprio crea dei mondi, degli universi, come dire, paralleli, ed è in fondo un grande gioco
gusto mistico. Quando pensiamo alla metafora, per esempio, che è una delle regine della poesia o all'analogia, siamo tutti consapevoli che in fondo è un'illusione, no? Che in fondo tra i due elementi della metafora o l'analogia accostano c'è distanza. Eppure tutti partecipiamo a questa grande trasformazione, a questo grande gioco, perché siamo chiamati dentro quando la poesia è veramente tale. Io adesso farò un salto che può sembrare frutto di un forte narcisismo, ma è soltanto un modo per dire come nel fare poetico, prima dicevo che la regola non nasce dall'adesione a un principio teoretico, ma si costruisce, e qui torna in ballo il loro titolo, nel vivere, no? Nel fare poesia. Vorrei leggere alcuni testi, leggo da questa raccolta perché è un testo organico, quindi è più facile, come dire, dare il senso rispetto ad un'unica poesia, ad una poesia sciolta. Qui siamo proprio, è una raccolta, quindi ha una sua organicità. E lo farò per dire quali sono gli strumenti che io ho utilizzato nel mio concreto tentativo di poesia. Uso la parola tentativo non a caso perché, come dico sempre, uso con pudore la parola poesia, perché se si tratta realmente di poesia, lo dirà il tempo. Sicuramente posso dire che è una scrittura che ha una sua consapevolezza, è una scrittura nella quale ho portato gli strumenti che avevo. Le poesie che leggo sono tratte da questo libretto che ha citato già Raffaele, che vive intorno ad un'immagine. L'immagine è quella della partenza. Dico tra parentesi, nel discorso molto lungo, che tutta la poesia attraversa delle stagioni con un'immagine centrale, no? La poesia è nata da un'isotopia. Raffaele avrebbe molto da dire su questa parola, visto che è un chimico, cioè l'immagine dell'amore come fuoco. E nasce da questo in poesia, no? Dai poeti siciliani che inventano questa immagine, l'amore è un fuoco, e poi da questo derivano tutte le altre immagini, il cuore che arde e così via. L'immagine intorno alla quale vive questo libretto è quella della partenza, che è un'immagine volutamente ambigua, perché potrebbe sembrare si tratti di un libro di viaggio, un racconto di un viaggio, no? In realtà la partenza qui è intesa, anzi le partenze, perché è declinato al plurale, è inteso come la separazione, una partenza definitiva, quella che non ha ritorno. Leggo alcune di queste poesie perché sono poesie intanto dedicate a mio padre, un momento molto intenso della mia vita, perché era il momento dell'ultima fase della vita di mio padre, il momento della sua malattia, il momento in cui lui si distaccava dalla vita perché aveva compreso che la morte era vicina. E il tentativo è stato quello di raffreddare l'emozione, nel senso che io credo che la poesia non sia frutto di alcuna ispirazione divina, questa è un'immagine di una certa cultura romantica completamente falsa, credo che la poesia sia intanto anche un sapere proprio tecnico, quello del fare. E poi bisogna contenere per scrivere poesia il pathos che può essere trascinante e che genera soltanto lui, nient'altro. Bisogna contenerlo in una misura, in un suono, in un verso, affinché appunto non scorra via, non sfugga al nostro controllo. Barbato da milioni di scialli, ti scaldi al sole, dietro il vetro del balcone. Hai deciso di non parlare più, che non ti interesso più con i miei tentativi illusi di rendere la vita appetibile ancora. Hai stipulato un patto con la malattia per corrodere il tuo corpo. Vuoi essere solo,
nel tuo letto di vecchiaia, avanzata e piombata all'improvviso sulla tua arguzia e sui tuoi segreti, che non svelerai più. Sei ormai così maturo da non aver bisogno di esteriorità alcuna. Laggiù, nella notte, elemosino una coperta alle infermiere, dopo il solito panegirico al suo buon cuore. Sulla sedia dura passo in rassegna tutte le mie ossa, poi mi accanisco sugli organi interni. Conto le gocce che piovono nella tua vena. Ogni tanto irrompi, vaneggi, cercando di scappare quella miriade di tuoi vicini che ti inchiodano al letto. Allora bisogna tenerti, forzarti e rinfilarli uno per uno con calma feroce. Al mattino non sai, non ricordi, mentre io consegno il mio bollettino al dottore di turno. Ti prepari lungamente, lentamente, alla tua morte. Inesorabile e crudele, ti allontani. In un soffio, sei già andato. Ti baciavo solo nelle ricorrenze, sgranando Natale, Pasqua e compleanni santi come un rosario, nell'agonia il più possibile. Ma tu, credo, non sentivi più quello lungo, terribile, sulla fronte gelida, paralizza ancora le labbra. Allora, ho letto queste poesie intanto appunto per dire quali sono gli strumenti che ho cercato, che ho tentato di utilizzare. Tanto sono delle poesie collegate tra di loro, no? Come se fossero un unico discorso poetico. Sono delle poesie molto brevi, in cui è completamente assente, prima notavamo anche con Marco la punteggiatura, per un fatto di scelta. Eliminare la punteggiatura significa in qualche modo rendere anche forse più difficile la lettura, perché si eliminano delle pause fondamentali, però è un modo per chiamare in modo più forte in causa il lettore, che è chiamato, come dire, a dare quelle pause in più che mancano. Intanto è un modo per evidenziare anche quella che è la dualità della poesia, che è fatta di versi. Valéry diceva che la poesia significa semplicemente andare a capo, ma in questo c'è un mondo. Questo andare a capo significa delimitare lo spazio tra il detto e il non detto, tra la parte piena del verso, tra la parte piena del rigo, cioè il verso, e la parte bianca. E la parte bianca è la parte del silenzio, è la parte dell'indicibile, no? Di quello che non si riesce a dire, perché non ci sono le parole per dirle, ed è anche lo spazio interpretativo del lettore. Questo permette, questo mi ha permesso, ripeto, parlo sempre di tentativi, per esempio di stabilire delle connessioni ambigue tra le parole. In fondo la poesia deve cercare il senso, che è una cosa diversa dal significato, no? Per cui anche elementi, parole lontane possono trovare un loro accostamento, una loro connessione. E una poesia fortemente antiretorica, in tutto il libro è presente una sola metafora e basta. Nella revisione ho cercato di lavorare molto soprattutto sull'aggettivazione, io amo molto più gli avverbi che gli aggettivi, per esempio. E dicevo prima, eliminare le pause significa anche creare delle connessioni possibili o comunque delle ambiguità tra le parole. Per esempio, questa poesia che vi ho letto, che vi rileggo per sottolineare questo elemento, dice: ti prepari lungamente, pausa perché c'è lo spazio bianco, lentamente alla tua morte, spazio bianco,
implacabile e crudele ti allontani. Per me posizionare questa coppia di aggettivi, sono pochi gli aggettivi usati in questo libro, inesorabile e crudele, subito dopo il verso che finisce con la parola morte, significava renderli ambigui, perché potrebbero apparentemente, cioè ad una prima lettura sembrano riferiti a morte, ma poiché successivamente, subito dopo c'è cioè, ti allontani, è chiaro che per effetto di attrazione sono riferiti a tu. E un ultimo testo che invece volevo leggervi, che è nato, questa è una scrittura, quella di partenza è una scrittura, come si dice in gergo, a processo, no? Che uno comincia a scrivere e continua a scrivere, è come se la scrittura ti guidasse, ti portasse. Quest'altro testo invece, che è tuttora, che è ancora inedito, è nato per un'occasione particolare. Qualche anno fa 12 poeti sono stati chiamati all'interno del Museo Archeologico di Napoli, posto magnifico, per commemorare la passione di Pascoli per la traduzione, in particolare per l'Eneide, Pascoli amava le lingue morte, su questo ci sarebbe molto da dire. E 12 poeti che, ispirandosi ai 12 libri di Eneide, presentavano un loro componimento. Io ho scelto il secondo libro dell'Eneide, che è un testo che è sempre amato, fin dalla scuola, cioè fin da tempi non sospetti. Il secondo libro dell'Eneide parla, è il racconto di Enea della distruzione di Troia. È un testo che mi ha colpito sempre molto per il dolore di Enea. Enea vorrebbe morire valorosamente, vorrebbe morire difendendo la sua terra e questo mondo che gli è caro, che vede sgretolarsi, no? Che vede distruggere sotto i suoi stessi occhi. Però gli dei hanno un altro scopo, gli assegnano un altro destino. Lui in qualche modo è costretto a partire perché la sua missione è quella di fondare una nuova città, che nella leggenda appunto è Roma. E allora prende con sé i suoi cari, si carica sulle spalle un vecchio padre Anchise, prende per mano il figlio Ascanio, porta con sé i penati, le divinità che proteggono la città, per poterli poi appunto portare altrove, no? Per poter rifondare la sua città, e parte. E allora questo dolore, il dolore di chi è costretto in un certo senso a sopravvivere, nella mia testa ha fatto un po' cortocircuito con un altro tipo di perdita che purtroppo osserviamo spesso, e cioè a quella perdita progressiva di un mondo che coincide con una malattia terribile che è l'Alzheimer. Questo staccarsi man mano dal presente per rifugiarsi in un passato sempre più lontano, fino poi a perdere la memoria dei gesti, no? Anche dei propri gesti. Ancora una notazione di contesto prima di leggere. In questo libro Enea, durante la fuga, perde sua moglie, in realtà è morta. Allora quando se ne accorge, quando si gira e vede che la moglie non lo sta seguendo più, lascia il padre e il figlio ai servi e torna indietro e cerca disperatamente la moglie. Ad un certo punto lei appare, ma in realtà già lunga, è morta. Ed Enea cerca di abbracciarla e Virgilio dice che per tre volte, nel tentativo vano di abbracciare quest'onga, non ha più consistenza di donna, le braccia ritornano vuote al suo stesso petto. Poco a poco il mio mondo scompare, inghiottito dal buio nulla. Prima vengono i ricordi, soffocati da fumo acre, dallo stordimento delle voci e degli ultimi respiri. La memoria si rifugia in luoghi sempre più antichi. Ritorno bambino, tra le braccia della madre assente. Giovinetto, nei lunghi allenamenti, o custode del telaio bianco. Torno liquido, ancora disperso, esitante sulla strada da fare. Anche i nomi, tutti i nomi,
quelli delle cose, degli amati, dei maledetti o di ciò che ne resta, vanno via in qualche botola lontana che non riarco mai. Ogni gesto è nuovo, smottamento veloce di residui vaganti, i movimenti dimenticati nel loro stesso compiersi. E quando per tre volte il vuoto impetuoso mi respinge, uccidendo anche l'illusione di te, la salvezza sarebbe non avere alcuna salvezza. Non voglio più vedere il presente, e il presente è questo rogo ardente che dilaga la città, le urla così flebili che sono appena un sussurro, le foto o le statue degli antenati, il peso accatastato sulle spalle delle quattro ossa di mio padre, che gli anni e la miseria hanno reso svagato, pallido come un'onga, e noi tutti lo siamo, solo alcuni più di altri. Mi porto qualcosa che non sia perfettamente scanato, c'è bisogno di una radice da piantare in esilio. La pretesa di essere vivi in questo universo di morti incalza lentamente. Imbarcarsi di nuovo e partire, trovare terre da coltivare, altri uomini da uccidere e lasciare traccia di sé. Poi il mare vibra incolto. Grazie. Bene, innanzitutto voglio ringraziare Carlo, Marco, Monica, Enza per aver contenuto entro limiti accettabili i loro interventi. E volevo far presente che chi volesse può, diciamo, acquistare una copia di libri che sono stati pubblicati da questi autori che avete ascoltato stasera. Però giusto perché, diciamo, sono stato investito della funzione di moderatore, adesso non per allungare troppo il brodo, credo che di queste cose si sia tra le righe detto in alcuni interventi. Innanzitutto mi fa piacere, diciamo, che abbiate potuto ascoltare, ecco, due voci maschili e due voci femminili che secondo me hanno offerto una prospettiva bilanciata, ecco, sulla maniera in cui si guarda alla poesia. Però ci sono due domande, non una, che mi frullano per il cervello. Una è una domanda che mi è stata fatta in un'occasione e alla quale ho dato la mia risposta, ma la giro a voi, e la domanda è: quando scrivete una poesia, prima di renderla pubblica, c'è qualcuno che la legge oppure no? Questa è la prima domanda. E la seconda, alla quale credo, diciamo, quasi tutti hanno fatto accenno, si dibatte tanto, soprattutto in internet, diciamo, è diffusissima l'idea che la poesia debba essere un atto di getto, di impulso, debba essere una sorta di respiro, e quando è finito il respiro è finita la poesia, quindi una poesia di impulso. E invece c'è, ma sostenuta da pochi, tra questi io, invece quella che è una poesia di riflessione, ecco, in cui non c'è solo, tra virgolette, l'ispirazione, non c'è necessariamente l'ispirazione, ma è una poesia invece che lavora molto sulle parole, lavora molto sul ritmo, lavora molto in una sorta di arte poetica, secondo me, che è quella del taglio e cuci. Molte cose arrivano alla loro fine non come sono state scritte all'inizio, ma attraverso una sorta di ricomposizione, appunto, attraverso il taglio e cuci. Ecco,
se ce la fate a dire due parole su questi temi, insomma, secondo me può essere interessante. Ci diamo altri 30 secondi. E per quello che riguarda il giudice, sì, il mio processo è stato, come diceva, mi ritrovo molto nelle cose che ha detto prima Monica, perché inizialmente scrivevo assolutamente per tenerle chiuse e sono stato spinto molto, vabbè, da un giudice un po' parziale, perché è mia moglie, e dopodiché ho cercato almeno una dozzina di giudizi critici, di amici che scrivono poesie di cui mi fido, oppure di poeti professionisti, Valentino Zaia, Buffilli, quando sono arrivati, magari solo per cortesia, dei placet, ho deciso di pubblicare. E la poesia di getto, secondo me, come dice la parola, poi si getta, insomma, cioè, va buttata, nel senso che, anche qui mi ritrovo moltissimo in quello che dice Monica, quella che mi piace è, vi leggo solo la prima strofa, le poesie che mi piacciono di più sono quelle da rimetterci le mani, quelle che inizi oggi e poi le lasci per terminarle forse l'indomani, poi la cosa prosegue in un modo meno baciato di come la prima strofa, e cioè quello, è anche la cosa divertente francamente, perché poi ripeto, ci deve essere gratificazione personale, se no non lo si può fare, ed è bello questo, andarsene a riprendere, aggiusti, sposti. Adesso mi sono messo a scrivere queste cose brevi, l'unica cosa è che è la tentazione di tagliare tutto e tenerti solo il verso che funziona, magari quello più brillante, e lì interviene un po' il fattore pigrizia nel mio caso. Va bene, sentiamo. Io in parte credo di aver già risposto dicendo che la poesia è più un fatto di intelletto che di cuore. E sì, soprattutto all'inizio ho sottoposto il testo, perché poi appunto uno può scrivere poesie per propria soddisfazione, quando si pubblica c'è una responsabilità verso i possibili seppur residui lettori, quindi c'è bisogno ipotetici e quindi c'è bisogno di sottoporre a un giudizio critico il più possibile imparziale il proprio testo, farlo vedersi con gli occhi degli altri. All'inizio è un'operazione molto complicata, poi diventa non semplice, lo è sempre difficile essere lucidi su se stessi, però qualche consapevolezza in più la si acquista. Io credo che la poesia abbia bisogno della misura e dello scarto. Spesso ci si affeziona ai propri versi e quello non è indizio di poesia. Quindi credo soprattutto in questo lavoro di revisione di buttare i versi che non funzionano. Penso che la poesia non debba essere il dolore, ma la memoria del dolore. Forse è diverso. Carlo, che tua riflessione? Dolore, ma non è così. Certo. Sì, allora, in molte cose che loro hanno detto, poi hanno mantenuto la promessa che a loro sarebbe entrata in poesia. Io mi sono mantenuto su un altro momento del discorso sulla poesia e sembrava che dicessero l'esatto contrario. Cioè, per esempio, la poesia non deve essere sentimento, deve essere soprattutto, come dire, contro parte intellettuale, sembrava. Sì, cioè, nel fare poesia, secondo la mia esperienza, entrando nello specifico del discorso del fare poesia, c'è molto controllo e sì, c'è qualcuno che legge le mie poesie prima che io le pubblichi e credo che sia un lettore eccezionale, anzi più di uno. Seconda risposta, secondo me ci sono alcune poesie scritte di getto e probabilmente si gettano, ci sono altre poesie che sono estremamente super controllate e magari si gettano lo stesso. Ci sono poesie che sembrano scritte di getto, prendete per esempio una poesia di Neruda, l'impressione che mi fa è che sia scritta di getto e di alcuni altri anche, no? Ma non lo è naturalmente, voglio dire, però sembra così, cioè per usare la famosa immagine kantiana, sembra un prodotto di natura, allo stato spontaneo, invece che un prodotto dell'artefice, è un prodotto del poeta. Secondo me la verità è che ci sono tanti modi di fare poesia, per fortuna, quanti sono i poeti.
cioè quanti sono gli uomini. Poi è anche vero che in alcune cose siamo simili, ed è anche vero che usiamo due tecniche simili, ma è anche vero che in alcune cose siamo diversi per fortuna e in altre cose siamo simili, e alcune cose ci piacciono degli altri poeti anche laureati e alcune cose degli altri poeti anche laureati non ci, alcune cose non ci piacciono, altre cose ci piacciono. Ma la poesia può sembrare di getto come può sembrare estremamente cerebrale. Ci sono tanti modi di fare poesia. Sentiamo cosa ci dice Monica. Sì, riguardo la seconda domanda che tu hai fatto, in parte io l'ho già risposto, diciamo, a quello che ho detto prima, e però sicuramente, lo ribadisco, per me c'è un primo momento di ispirazione, diciamo, quello della creatività, in cui sento dentro qualcosa di pensi che arriva, no? E, o per appunto, diciamo, empatia o in qualche modo per uno stimolo esterno, e poi però c'è tutto un lavoro di revisione, magari anche a distanza di tempo, e di revisione soprattutto sulla lingua, ecco, perché è importante, cerco sempre un po', no? Ovviamente Quasimodo parlava in lui c'è una perfezione dello stile, del verso, però diciamo l'essenzialità, perché ad esempio io ho il difetto di essere un po' talvolta ridondante con l'uso di aggettivi più di uno, e questo non sempre giova la poesia, credo. E quindi in generale il lavoro che faccio poi quando rivedo in fasi successive le mie poesie è proprio asciugare in qualche modo, e rendere più denso e togliere aggettivi, se ci sono anche avverbi troppo, e rimane. Poi ecco, molto importante, come dicevo prima, è il ritmo, cioè devo sentire che in quel verso quella poesia mi suona bene, perché credo che quello è importante, insomma, per la resa finale. E ovviamente credo che in ogni poesia ci sia una componente, ecco, più istintiva, emozionale, però poi sicuramente il lavoro diciamo razionale di rima e il lavoro sulla lingua è fondamentale poi per riuscire ad ottenere un prodotto buono, insomma, quantomeno abbastanza di livello. E per quanto riguarda se faccio leggere le poesie prima, insomma, di pubblicarle, in generale sì, poi dipende un po' dai casi. Comunque sì, ho sempre cercato magari di far leggere con qualche critico, poeta, insomma, che conosco, che in qualche modo, anche ad esempio i prefatori, diciamo, quando prima di pubblicare i libri, e proprio per avere, insomma, un conforto, un supporto sulla qualità della poesia. E poi ora, diciamo, più recentemente le sottopongo tutto a Mauro Corona, che è qui presente, e ascolto un suo parere, insomma, prima di, se no la butto nel cestino se dice che non va bene. Grazie. Io non vi dico che cosa faccio io, quindi insomma, credo che sia abbastanza quello che abbiamo sentito stasera, e non so se Carmen vuole aggiungere qualche parola per concludere. Sì, solo per concludere, sì. Perché diciamo che noi non abbiamo preso molto tempo, però purtroppo stavolta mi ero raccomandata che tutti fossero puntuali, abbiamo avuto il disguido, e quindi questo ha creato, come dire, un allungamento dei tempi, ma solo perché si è stati un po' di più qua, però vedo che è rimasto lo stesso discreto numero di persone, questo mi fa piacere, perché vuol dire è che sì, che comunque sono stati interessanti, perché altrimenti la gente prima o poi la chitichella se ne va. Come diceva Raffaele, sì, il piacere di aver ascoltato delle cose differenti, cioè dei pareri differenti sul tema, e quindi di aver avuto una varietà sul tema, anche se poi in alcuni punti ci sono state delle convergenze. E anche, sì, aver notato dei modi di vedere di genere che sicuramente ci sono ugualmente validi, ma sicuramente un modo di vedere maschile e un modo di vedere femminile, un linguaggio femminile soprattutto, che forse è un po' diverso insomma, anche nel trattare la poesia. Ma questo non per togliere
cioè per dare, come dire, siamo in un cammino, come dico io, parallelo e convergente. Questo per rispondere a chi diceva la poesia non ha senso. Non ha senso. Ecco, per rispondere a quello che è stato detto da poesia. Ecco, io non direi niente di più, dico che è stata una serata interessante, come mi aspettavo che fosse, anche data così la levatura dei partecipanti. E quindi credo che ognuno di voi si porta via qualcosa stasera in più. Vedo che c'è anche Antonello Siani, che ringrazio di essere stato con noi. Antonello è responsabile, diciamo, culturale della cultura di Castellaneta di Stabia, quindi lo ringrazio di essere stato qui. E insomma, niente, ringrazio Gerarda Cimino, che fa un po' di straordinari con noi, e ogni volta che siamo ospiti del Modis, che poi ringraziamo Egidio, ma voglio dire, Egidio è il direttore, ma chi poi traduce la gentilezza di Egidio nella pratica è proprio Gerarda, alla quale dico un grazie. Quindi penso che possiamo chiudere con i complimenti per tutti, con la soddisfazione di aver fatto ancora una volta una cosa di qualità, perché altrimenti non vale la pena, di fare poesia se non è di qualità, così non vale la pena di fare le iniziative con un solo risultato. E qui speriamo di aver dato una cosa. Grazie a tutti.